Ed eccoci tornati in diretta ancora sulle fonti TV e ancora con la nostra Trading Week, che non sarà l'unica protagonista della settimana naturalmente, ma ci saranno molti spazi della diretta dedicati alle regole d'oro del trading e non solo, anche all'operatività. E allora, intanto velocemente un giro di mercati per capire cosa sta succedendo in Europa. Pochi spunti oggi, al di là del fatto che siamo nel periodo estivo, Wall Street è chiusa e il FTSE MIB sta performando in territorio negativo, cede in questo momento lo 0,14%. Andiamo a vedere anche le altre che però vedete danno tutte indicazioni al ribasso. Il DAX di Francoforte cede lo 0,69 in area 15.541, l'IBEX di Madrid il ribasso dello 0,36 in area 8.875, anche il CAC di Parigi il ribasso dello 0,42 e il FTSE 100 cede lo 0,15%. Allora, intanto saluto i miei ospiti a partire da Maurizio Monti, Traders Magazine. Maurizio, ben trovato, buongiorno e grazie per essere con noi anche per questa giornata. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E do il benvenuto per la prima volta con noi, quindi è sempre, vedete, la Trading Week ci dà modo anche di allargare il nostro parterre di trader e di analisti. Allora, Massimo Foglia, analista finanziario e option trader. Massimo, grazie per essere con noi anche e soprattutto per la Trading Week. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, prima vi chiedo come facciamo con tutti gli ospiti oggi. Maurizio, parto da te. Quali sono secondo te velocemente le 2/3 regole d'oro per fare trading? Cosa bisogna tenere a mente in modo assolutamente imprescindibile? La prima regola è non perdere, la seconda regola è ricordare la prima. Ecco, guarda, più chiaro di così non potevi essere. Massimo, cosa diresti tu? Sempre improntarsi alla prudenza e quando uno non perde, sono d'accordo con Maurizio, quando uno non perde ha le armi per affrontare situazioni difficili, quindi Ok, poi quando le view si rivelano corrette, poi si riesce a ottenere risultati migliori. ottimo. Allora, poco fa, Massimo, adesso riparto subito da te. Facciamo un po', ci concentriamo sui mercati americani. Poco fa io stavo leggendo tra le varie notizie che sono state messe in primo piano sul nostro sito Trend Online questa: nuovi record per Wall Street. Possiamo inquadrarlo grazie dalla regia, ma l'Europa fa fatica. Settimana a doppia velocità sui mercati azionari internazionali che guardano sempre sia le banche centrali che è la variante Delta. Poi naturalmente insomma un minimo di ragionamento anche su questo lo faremo, però partirei Massimo con te da un'analisi fondamentale sull'S&P 500, il faro dei mercati azionari, unendo anche quelli che sono i dati macro più importanti di questo periodo. Quindi diciamo così, mettendo a confronto l'andamento dei mercati, in questo caso dell'S&P 500, con notizie più di macroeconomia. A te Massimo. Sì, diciamo che l'S&P 500 nelle ultime settimane sta dando grossa prova di forza, nel senso che ci sono acquisti che entrano non appena c'è uno storno anche minimo nell'ordine dello 0,5 dell'1%. La salita procede in modo graduale, quindi non per salti, non per variazioni nette e concentrate in uno spazio di tempo ristretto. E quindi io che ero scettico per la view di JP Morgan, che all'inizio dell'anno dava l'S&P 500 a un livello di 4.400, ecco, mi devo ricredere e ritengo che i livelli che possono essere toccati sono intorno ai 4.000, 4.500-4.600 e Sì. quindi un più 5 dai livelli correnti. Noi abbiamo sviluppato anche un'analisi di tipo fondamentale dell'S&P 500 che si basa sulle stime degli utili futuri da parte degli analisti sulle singole società che compongono il paniere, quindi 500 società. Questi utili sono cresciuti gradualmente e quindi mentre 3 mesi fa si stimava un utile sull'orizzonte di 2 anni, un utile per azione sui 180 o 170, tra i 170 e 180 dollari,
Ecco che adesso vediamo livelli superiori a 200, quindi siamo intorno a 209 per fine 2000, per fine 2022. E quindi c'è una salita importante di queste stime. Se le uniamo al fatto che la Fed sta tenendo i tassi allo zero praticamente e gli spread sui bond corporate e quindi il rischio societario è compresso ai livelli minimi, ecco che la formula che abbiamo imparato all'università per valutare dal punto di vista fondamentale l'indice e quindi utili scontati per sì. il tasso primo di rischio più lo spread, ecco che la formula dà valori sempre, sempre più alti. Vorrei far vedere il grafico. Sì, vuoi condividere Massimo? Perfetto. Sì. Ok, allora tra poco lo vediamo. Vai, 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 intanto raccontaci Massimo. Sì. Eccolo. Sì, ecco, questo è il grafico dell'S&P 500. Possiamo vedere sostanzialmente il divario che c'è stato in pratica da un anno tra l'indice di mercato, quindi la linea blu, con la linea rossa che è la valutazione fondamentale, quindi il fair value dell'indice. E in ben quattro occasioni nel corso del 2020 c'è stata una convergenza. La differenza si vede meglio da questa area verde. Ecco, a metà giugno del 2020, poi abbiamo avuto una convergenza a metà settembre 2020, a fine ottobre e anche a gennaio del 2021. E questa convergenza c'è stata sempre perché c'è stato uno storno dell'S&P 500 inteso come indice. Quello che è successo invece a fine aprile del 2021 è il contrario in pratica, quindi ci sono stati degli aumenti sensibili delle stime sugli utili futuri per le società appartenenti a paniere, quindi quella differenza che era arrivata a livelli mai visti in questo anno, che era superiore al 12% circa, questa differenza si è ristretta perché il valore fair è andato sulla scia dell'indice di mercato. Adesso abbiamo una differenza del meno 6%, intorno a meno 5,88, quindi l'S&P 500 quota a un premio di circa il 6%, però non è detto che non si ripeta quello che è successo a fine aprile, vale a dire che ci sia di nuovo un aumento delle stime degli utili futuri e gli analisti sostanzialmente si adeguano all'indice e non viceversa. Ok, okay. Ottimo, ottimi spunti. Maurizio, arrivo subito da te, se vuoi aggiungere qualcosa naturalmente proprio sull'S&P 500, poi direi di allargare l'ambito di indagine proprio con gli altri indici americani, Nasdaq e Dow, no? Per fare una bella panoramica, poi naturalmente anche Massimo se vuole aggiungere qualcosa di più può intervenire. Maurizio. Sì, volentieri, io se sei d'accordo condivido il mio schermo su un'analisi maggiormente grafica degli indici americani, eccolo qua, ecco, questo parto con il Dow, però dopo mi ricollegherò senz'altro anche all'S&P. Ecco, quello che c'è da osservare sugli indici è la continuazione di quello che abbiamo analizzato in alcune trasmissioni precedenti, ovvero è in corso una divergenza fra i tre indici americani, divergenza che dall'inizio di giugno penalizza un po' il Dow Jones rispetto agli altri indici, dove nel corso del mese di giugno gli altri due indici, S&P 500 e Nasdaq, hanno sviluppato nuovi massimi storici, mentre il Dow Jones ha recuperato solo di recente, il 21 giugno. Ricordiamo che proprio in una trasmissione precedente, che doveva essere il 18 o il 21, ipotizzavamo la media mobile a 100 come possibile supporto, che ovviamente se rotto avrebbe dato origine ai supporti successivi. Questo non è avvenuto, il Dow Jones ha recuperato e adesso è in una situazione di fatto di triplo massimo, ma in questo triplo massimo è in divergenza
rispetto sia all'S&P 500 che, come Massimo ha illustrato prima a livello grafico, è invece in pieno area di massimi storici continui, sia con il Nasdaq. Sì. Quello che è avvenuto realmente, Emanuele, è questo, che c'è stata, mentre siamo entrati il 6 novembre scorso nella stagione della borsa che segue le vaccinazioni, che segue i vaccini, qui siamo entrati in un'area dove le vaccinazioni ormai sono in corso e sono un fatto acquisito, ma ci sono le varianti. Quindi, che cosa succede? Che il mercato ricomincia di fatto a dare ragione più ai titoli tecnologici, come è avvenuto proprio nell'era del Covid, che non ai titoli, diciamo, di tipo tradizionale. E il confronto fra i due grafici, Nasdaq, S&P 500 in subordine, Dow Jones, mi sembra che parli molto molto chiaro. Come vedi, mentre il Dow Jones faticava un po' a riprendere rotta, il Nasdaq dal 12 maggio a oggi, dopo aver subito un po' di rallentamento dovuto alla naturale rotazione settoriale, la rotazione settoriale ora si sta comportando di nuovo a rovescio, andando a collocare nuovi fondi sui tecnologici. Teniamo anche presente che in tutto questo sicuramente ha giocato anche un po' le cripto, sì, che hanno perso molto del loro appeal. C'è stata un'uscita evidente dal mercato, dalle cripto, quei soldi dovevano essere riallocati in qualche modo e, come avviene ormai da anni, vengono riallocati, okay, sul mercato azionario, giudicato evidentemente più stabile rispetto a quello delle cripto. Le cripto sono crollate un po' per l'effetto cinese, per una serie di concause, quei soldi lì sono sicuramente arrivati in borsa, e i soldi che provengono dalle cripto è molto facile che siano andati tutti sul comparto dei tecnologici. Anche solo uno sguardo ultimo. Eh sì, anche prima mi hanno detto più o meno la stessa cosa, Maurizio, quindi lo dico perché è bello in questa, cioè lo facciamo sempre, però visto che siamo nella Trading Week, mettere proprio a confronto le analisi, proprio si è parlato del comparto tech, quindi bene o male si stava dicendo anche prima quello che tu hai appena detto. Prego, prego, Maurizio. Perfetto, diciamo l'S&P 500, sì, come ha illustrato anche prima Massimo con la sua analisi fondamentale, dal punto di vista dell'analisi grafica è andato a prendere, in questo caso è la media mobile a 50, quindi è evidente che anche l'S&P 500 è stato molto più performante del Dow Jones, ed è andato a prendere di nuovo il rialzo, i nuovi massimi storici dopo il 21 di giugno, quindi in perfetto parallelo anche con l'ultima gamba rialzista del Nasdaq e l'ultima gamba rialzista del Dow, però ripeto in divergenza, perché due indici fanno nuovi massimi storici, il terzo, il Dow Jones, fatica ancora a fare i nuovi massimi. Per quello che riguarda gli obiettivi, l'obiettivo di breve dell'S&P 500, quello tendenziale, sono d'accordo con quello che dice Massimo, 4500-4600, quello di breve è 4413, dove noi vediamo una resistenza piuttosto forte in quest'area, e 4413 noi ci auguriamo che potrebbe essere un capolinea per un piccolo storno, una correzione. Se fosse una correzione del 10% sarebbe grasso che cola, ma non ci crediamo più di tanto, o comunque una correzione da cui il riacquisto di titoli può diventare un fenomeno interessante. Ottimo, allora Massimo, vuoi aggiungere qualcosa dopo questa analisi di Maurizio, così sentiamo anche la tua, ti trovi, cioè sei allineato con la sua view? Sì, aggiungo anche che in un contesto come quello attuale operare in strategie in opzioni, sì, è piuttosto difficile, nel senso che occorre molta prudenza nel mettere in piedi le strategie e quindi bisogna farlo con estrema cautela. Questo perché?
Se noi vediamo il grafico del VIX, ecco, questo indice rappresenta la volatilità implicita, sì, delle opzioni sull'S&P 500, sì, vediamo una compressione continua, siamo ai minimi, quindi agli stessi livelli che vedevamo intorno a febbraio del 2020. Vendere opzioni in questo contesto è estremamente pericoloso, perché la vendita di opzioni ovviamente comporta un andamento negativo del proprio portafoglio se la volatilità dovesse aumentare. Sì. E quindi occorre implementare delle strategie che beneficiano del rialzo della volatilità. Qual è il lato negativo, la faccia negativa di questa medaglia? Sostanzialmente che queste strategie si aprono con un costo e sono strategie a debito, come si dice solitamente. Ad esempio gli spread di calendario, gli spread diagonali, per dare un'idea del payoff, ecco il payoff. Abbiamo una sorta di cuspide sull'orizzonte temporale della strategia e poi una curva, questa tratteggiata a puntini qua, per variazioni più di breve termine. Quando c'è un aumento di volatilità, praticamente queste due curve vanno verso l'alto, si spostano verso l'alto. E quindi io stesso, che la scorsa settimana avevo degli spread diagonali, degli spread di calendario in prossimità del livello 4300, in sostanza ho subito una leggera variazione negativa del valore di mercato della strategia, proprio perché sostanzialmente ho scollinato, quindi sì, l'indice è andato oltre la punta di profitto e quindi mi sono trovato nella parte discendente. Però questo tipo di strategie sono quelle che consentono di limitare i rischi in un contesto di bassa volatilità, beneficerebbero di un aumento di volatilità e poi, la cosa più importante, hanno una perdita massima limitata, che è data dal costo di apertura dello spread o negli spread diagonali con un piccolo aggiustamento. Ecco Massimo, togli la condivisione, voglio vedere te, perché visto che siamo nella Trading Week e visto che chiediamo un po' di consigli, insomma, anche a voi che operate tutti i giorni sui mercati, ti faccio questa domanda che riguarda proprio il mondo delle opzioni. Ovviamente voi opzionisti vi svegliate con la parola volatilità, no? Davanti, cioè è il vostro faro, perché ovviamente monitorate quello che succede da quel punto di vista. Ecco, se ti dovessi chiedere un consiglio mirato per chi vuole cimentarsi nelle opzioni, ma anche per chi già lo fa, insomma, sicuramente magari per chi soprattutto vuole iniziare, no? Cosa bisogna tenere ben presente al di là della volatilità, appunto, che abbiamo già rimarcato? Sì, la questione fondamentale da tenere presente è la potenzialità di perdita di una strategia e quindi dividere le strategie in due blocchi: strategie a perdita limitata, che sono quelle consigliabili per iniziare assolutamente, e strategie invece che hanno perdita massima indefinita. Come si implementano queste strategie a perdita massima indefinita? Si implementano ad esempio vendendo due opzioni contro l'acquisto di una, che sono i cosiddetti front ratio spread. Queste strategie hanno potenzialità di profitto maggiori, però se l'indice dovesse fare uno storno oppure una salita molto consistente, tipicamente succede sempre verso il basso, un movimento rapido che si deve inseguire. Se l'indice dovesse fare un movimento repentino, ecco che io devo essere assolutamente pronto ad intervenire con delle coperture e quindi questi spread richiedono spesso degli aggiustamenti successivi all'apertura, mentre le strategie a perdita massima predefinita necessitano solamente di decidere quando effettuare il rolling, vale a dire quando rivendere l'opzione che arriva a scadenza. Si vende un'opzione a breve termine, si compra un'opzione più a lungo termine, si cerca di guadagnare sul fatto che il time decay, vale a dire la svalutazione nel tempo dell'opzione più a breve termine, è maggiore del time decay dell'opzione acquistata più a lungo termine.
una guadagna, una perde, ma quella okay. che guadagna dovrebbe farlo a un ritmo più accelerato perché ha una scadenza più breve. Ottimo. Quindi questa sì. è la logica. Sì, 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 sì. Sì, 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 ottimo, questo è molto interessante. Allora Maurizio, passiamo, se sei d'accordo, anche a vedere se ci sono dei titoli che in questo momento possono essere interessanti. Sì. Con te nelle scorse puntate, insomma, sulle fonti TV abbiamo molto parlato dell'andamento di alcuni titoli che tu hai selezionato, facendoli, diciamo, relazionandoli alla stagionalità. Se vuoi ripartiamo proprio da qui. Sì, perfetto. Guarda, io ho un titolo che è in piena stagionalità il 7 di luglio, quindi è fra due giorni. Sì. È un titolo che è molto noto, ti condivido anche lo schermo per fartelo vedere in grafica e anche in sviluppo del modello stagionale. Il titolo è Nvidia Corporation, che credo che conosciamo tutti per il fatto che ce l'abbiamo in molti nostri computer. Il 7 di luglio Nvidia va in una posizione di stagionalità estremamente positiva, che ti illustro in questo modo. Gli ultimi 10 anni, dal 2011 al 2020, entrando long sul titolo, quindi comprando il titolo il 7 luglio e andandolo a vendere intorno a metà settembre, vedi che le vendite sono fra il 15, il 17, il 16 settembre, quindi acquisto intorno al 7 luglio e vendita intorno al 15 di settembre, si sarebbe ottenuto questo risultato, il pattern returns da questi risultati. Sono risultati, come vedi, molto buoni, che sono in accelerazione negli ultimi 5 anni, in accelerazione intendo dire a livello average, a livello medio rispetto ai 5 anni precedenti. Questo è perfettamente giustificato dal fatto che Nvidia ha avuto una grande accelerazione di credibilità sul mercato e di quotazione del titolo proprio negli ultimi 5 anni, dovuti alla sua politica espansiva commerciale sui prodotti semiconduttori e sui prodotti a elevata tecnologia. Ciò che qui confligge un pochino è il fatto che ci troviamo in un'onda assolutamente già rialzista di Nvidia. Ora, se il mercato dovesse regalarci uno storno, sarebbe un punto di ingresso fenomenale, perché a fine storno il titolo Nvidia avrebbe tutto il beneficio che abbiamo visto prima della stagionalità. Dal punto di vista, sempre tornando sulla stagionalità, quello che è avvenuto a livello di massima esposizione e negli ultimi anni è stato diciamo il drop, la possibilità di drawdown è stata molto molto contenuta, mentre il guadagno medio in quei 2 mesi è stato di circa il 13%. Se escludiamo il 2011, che è stato un anno sostanzialmente negativo per quella stagionalità, abbiamo un 13% medio a cui possiamo aspirare in 2 mesi. 13% in 2 mesi è tutt'altro che un valore trascurabile. Se riusciamo a metterci insieme che riusciamo a entrare con uno degli ingressi sul titolo, magari su uno storno del mercato, se il mercato ce lo regalerà, nel momento in cui, dicevo, l'S&P 500 arriva magari a livelli critici, il Nasdaq insieme con lui comincia a darci qualche sintomo di piccolo ritracciamento, potrebbero esserci dei punti di ingresso molto, molto favorevoli. E diciamo che, se vogliamo andare a disegnare qualche punto di ingresso, un punto di ingresso a 774 sarebbe, a mio avviso, fenomenale, perché è un supporto naturale che si è già creato con testato 2 volte come resistenza, quindi sarebbe veramente un punto di ingresso molto buono. Io okay. farei un ingresso a breve col modello stagionale, quindi prendendo un normale ritracciamento intraday della giornata con un quarto di posizione, attenderei poi un eventuale ritracciamento del mercato per entrare con un altro quarto di posizione
e poi vedrei nel corso se poter aggiungere nel corso dei due mesi qualche posizione con pyramiding se viene rispettato il parametro stagionale. Questa è la strategia che io suggerisco su questo titolo e credo che sia una strategia che è in linea con la statistica e in linea anche con la normale analisi grafica e quindi ci siamo sotto molti punti di vista. Certo. Ricordo ancora, sì, Manuela, sì, che uno dei modi per poter utilizzare le opzioni è quello di utilizzarle insieme con un portafoglio azionario in acquisto. È un altro modello rispetto ovviamente a quello che ci illustrava prima Massimo, ma comprare una put a fronte di un titolo ben performante e posizionarla bene rispetto all'acquisto del titolo può essere un'assicurazione sulla vita molto importante quando il mercato ci assegna qualche sorpresa, e qualche sorpresa il mercato ce la può dare sempre anche nei momenti di rialzo estremo come quelli che stiamo vivendo ora. Sì, sì, bravissimo, e aggiungerei anche, quindi è anche un'altra delle regole che abbiamo già avuto modo di dire, non allentare mai la presa. Adesso magari vi chiedo un'ulteriore specifica, però dicevo anche, soprattutto Maurizio, nei periodi estivi, Maurizio e Massimo, insomma, lo chiedo a entrambi, quando i volumi scambiati sono sottili, però insomma si sa mai, perché non sarebbe la prima volta, no? Che l'estate può dà degli scossoni, ecco, basta ripercorrere un po' anche gli ultimi periodi, siete d'accordo Maurizio e poi Massimo, insomma mai proprio abbassare la guardia. Assolutamente, mai abbassare la guardia, ricordo appunto la put come possibilità di poter come dire, contrastare un improvviso calo del mercato. Spesso gli investitori sono reticenti a comprare put insieme con le azioni perché dicono che è un costo assicurativo che poi vanifica il rendimento dell'azione. Ma il costo assicurativo non è altro che il rispetto della regola 1, quello che abbiamo dato in inizio di questo spunto insieme di trasmissione, insieme con te e con Massimo Foglia pochi minuti fa. La prima regola è non perdere, la put è quello che ci permette di non perdere, è quello che ci dà una garanzia assicurativa, quindi non va mai trascurato il fatto che anche un piccolo costo assicurativo, che certamente può andare a erodere il rendimento, ma non è detto che lo faccia, può essere una strategia assolutamente certo, corretta. Ecco Massimo, stessa cosa chiedo a te, peraltro più volte quando abbiamo affrontato anche in diretta il discorso delle opzioni, qualcuno mi ha chiesto ovviamente di chiedere a voi esperti se le opzioni possono rappresentare in qualche modo una sorta di assicurazione, siccome adesso Maurizio ha usato la stessa parola lo chiedo anche a te. Sì, utilizzate in modo opportuno assolutamente rappresentano un'assicurazione. Alla tua domanda di prima rispondo che quando si ha la tentazione di abbassare la guardia è il momento di raddoppiarla, perché sono in quei momenti che ci facciamo trovare spesso impreparati, non effettuiamo le necessarie coperture ai nostri portafogli, anzi tendiamo ad avere una sorta di compiacenza verso il mercato e quindi tendiamo a esporci eccessivamente. E quindi io assolutamente consiglio la massima prudenza in un contesto di bassa volatilità, un mercato che non fa altro che salire e così via. L'abbinamento di put con un portafoglio di titoli che siano correlati con la put, il sottostante la put stessa, quindi se ho titoli americani posso utilizzare o una put sull'S&P 500 oppure una put sul Nasdaq, per i titoli più grandi io ho la possibilità di utilizzare le put sui singoli titoli. Il costo della put è assolutamente un costo, soprattutto in un contesto di bassa volatilità, speso bene e che mi consente di andare in vacanza con serenità. Okay. E poi ci sono anche delle modalità per ridurre il costo diverse, vale a dire vendere una put più bassa rispetto a quella che si è acquistata, quindi non acquistare una put to cure ma comprare un put spread, e quindi ad esempio veniamo coperti per un 5% di storno, 10% di storno, ma non oltre. Ecco, se noi pensiamo che lo storno ci sarà ma non sia uno storno come quello del febbraio-marzo del 2020,
allora possiamo anche utilizzare queste strategie che costano molto meno rispetto all'acquisto di una put semplice. Certo, Massimo, ti chiedo un'ultima cosa prima poi di salutarvi, visto che Maurizio ci ha mostrato alcuni titoli che possono essere interessanti, ci sono dei settori che a te piacciono particolarmente in questo momento? Diciamo che dal punto di vista settoriale l'S&P 500, operare sull'S&P 500 fornisce una sorta di tutela contro le rotazioni settoriali e quindi visto che al suo interno abbiamo sia settori value che settori growth, noi non dobbiamo stare ad inseguire continuamente questa rotazione settoriale che poi si rinnega con il riacquisto dei titoli tech e così via. Quindi dal mio punto di vista il rischio settoriale è un rischio che è difficile da prendersi in un contesto dove c'è una variante che desta delle preoccupazioni, dove c'è una Fed che sta in attesa, ma per quanto, ci sono già i falchi della Fed che vogliono iniziare col tapering già entro quest'anno e quindi è un rischio che io preferirei non prendermi in questo momento. Ok, sì, ma infatti guarda, questo è giusto chiudere anche con questo monito, insomma, non so come lo vogliamo chiamare, perché abbiamo visto poco fa quando parlavamo di una settimana che si preannuncia un po' a due velocità per il mercato azionario americano e quello europeo, anche perché si guarda sempre alle banche centrali e alla variante delta, banche centrali, variante delta che ovviamente si è inserita nei ragionamenti, ma insomma variante delta che poi si unisce alle preoccupazioni che ormai abbiamo da più di un anno sul Covid, però le banche centrali che prima o poi i rubinetti dovranno anche chiuderli, no? E già qualche cenno, come dicevi tu Massimo, si ha. Maurizio, vuoi aggiungere l'ultimissima cosa, poi vi saluto? Io aggiungo a quello che ha detto Massimo prima, che ha detto una cosa molto interessante, sì? Che dimostra appunto che ci sono delle metodologie, delle strategie che possono commisurare il costo dell'assicurazione sul titolo con diversi metodi, o comprando put sugli indici, o comprando degli spread sugli indici, o comprando degli spread sulle azioni medesime. Non solo, c'è anche la possibilità di poter comprare delle azioni a prezzi più bassi vendendo una put a un prezzo basso, va bene, e aspettando di essere esercitato, che poi è il metodo usato anche da grandi gestori di investimenti. Quindi diciamo che fare in modo di sposare il mondo delle opzioni col mondo dell'azionario è un modo molto molto efficace di poter gestire un portafoglio. Okay. Questo è il segnale. Sì. E rispetta le due regole, la prima non perdere, la seconda ricordarsi la prima. La prima regola. Queste mele, perché io me le sto segnando tutte le regole che ci state dando, ma queste le metto in pole position perché poi insomma è un ribadire quella di partenza che, da cui appunto non si può prescindere, da cui arrivano anche tutte le altre. Ottimo, allora grazie Maurizio Monti, Traders Magazine, naturalmente ti seguiamo come sempre sulla rivista che offre sempre molti spunti. Grazie a Massimo Foglia che, ripeto, per la prima volta è stato con noi, ma insomma sicuramente se ti fa piacere ritroveremo sulla nostra emittente per altre analisi. Ti ringrazio molto Massimo. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie, e noi andiamo in pubblicità, continuiamo con la Trading Week, tra poco Andrea Cartisano, e aspettiamo anche i vostri messaggi che già stanno arrivando.